Come presidente di un'associazione che si occupa di health coaching, ho voluto prendere parte al corso Eupati perché ritengo che fornisca una serie di conoscenze essenziali e anche di competenze che hanno a che fare con lo sviluppo di farmaci innovativi. Devo dire che le mie aspettative sono state completamente ripagate dal corso Eupati. Un corso di questo tipo può sicuramente aiutare persone che si occupano a vario titolo nelle associazioni pazienti e non solo nelle associazioni pazienti a rappresentare da una parte quelle che sono le aspettative del mondo delle famiglie, dei pazienti, anche più ampio della società civile, di benessere e di salute, e dall'altra anche a portare dei contributi alle aziende farmaceutiche affinché indirizzino in maniera appropriata la ricerca rispetto a molecole, a farmaci biologici che possono dare delle risposte funzionali a migliaia di persone in questo momento che si trovano in condizioni appunto di salute non eccellenti. Dal mio punto di vista, una preparazione come quella fornita da un master Eupati, quindi per paziente esperto, la possiamo sicuramente spendere in varie direzioni. Per esempio, occupandomi di empowerment a livello dei cittadini e in particolar modo delle persone con una diagnosi, mi rendo conto che fornire informazioni chiare, precise, dettagliate rispetto ai percorsi di cura, rispetto ai protocolli anche di sperimentazione, può incoraggiare le persone a stare nella loro cosiddetta patient journey, cioè nel loro viaggio di cura che li porti in una condizione favorevole. Ecco perché stiamo investendo tempo, risorse, energie per prepararci al meglio all'interno di questo percorso. Il corso è impegnativo, richiede uno studio intensivo perché ci sono tutta una serie di conoscenze legate al processo di sperimentazione dei farmaci, a come questi devono seguire protocolli ben precisi, e dietro appunto a una molecola innovativa veramente ci sono delle storie anche affascinanti dal punto di vista dell'impegno, della scienza, del rigore metodologico che ci sono dietro. Questo corso appunto ci sta aprendo delle prospettive che a mio avviso meritano di essere diffuse nell'ambito della società civile.